State ascoltando Al ritmo del gol. E rieccoci di nuovo dal ritmo del gol. Ritorniamo al tavolo delle chiacchiere dove già con Guizzardi si legge le formazioni che sono scese in campo. Prima di darvi le distinte, ricordiamo ai nostri gentili ascoltatori che anche telespettatori, giustamente, che il numero con il quale potete contattarci, scriverci, mandarci SMS e WhatsApp è il 336 20 64 68. Andiamo quindi a leggere le formazioni che sono scese in campo questo pomeriggio al Dall'Ara. Il Bologna di Dondoni, schierato con il solito 4-3-3, vedeva Mirante in porta, Torresidi sconfermato nonostante la pessima prova di Udine di lunedì sera, centrali di difesa Maietta e Gastaldello rientrato dopo la squalifica, e a sinistra Masina che ha dovuto uscire nel secondo tempo per lasciare posto a Kraft dopo un infortunio, probabilmente una botta a una gamba. A centrocampo Nagy e Zemaili ai lati di Viviani in cabina di regia, mentre davanti è stato riproposto Mounier con Destro e Krejci. Martuscello ha schierato un 4-3-1-2 che ormai sta diventando il marchio di fabbrica di quest'Empoli, anche ricordandoci i tempi in cui la squadra toscana era allenata da Sarri, con Skorupski, Laurini, Bellusci, Costa e Pasquale, Croce, Diusse, Krunic, Saponara dietro Amcelidz e Maccarone. Benissimo, ora che abbiamo letto anche le formazioni direi che possiamo collegarci con lo stadio Dall'Ara dove c'è il nostro Stefano Castellari. Buonasera Stefano. Buonasera a tutti, buonasera ai radioascoltatori. Allora, abbiamo iniziato a parlare un po' di questa partita, quello che abbiamo detto in studio per ora è che abbiamo visto di meglio. Concordi? Hai visto cose positive? Non lo so, libera il tuo pensiero. Allora, sicuramente oggi è una partita in cui il Bologna era stato chiamato a fare i tre punti e non li ha fatti, quindi primo appello, prima cosa mancata di oggi, questo è stato quello che è evidente sotto gli occhi di tutti, contro un Empoli mai pericoloso e con un'altra lacuna abbastanza importante che penso sia evidente a tutti, è l'assenza del gol. Un Bologna che sta cominciando a diventare questa sterilità da gol, sta cominciando a diventare importante, e ci portiamo però tuttavia a casa una situazione positiva legata all'impiego di un Nogi che ormai deve essere elemento imprescindibile da questa formazione, perché oggi ha giocato su tutti i palloni. E l'altro tema che invece lancio, secondo me, perché molto rumor c'è stato oggi nei confronti di Destro, perché ha sbagliato un gol a 5 minuti dalla fine, e caro Destro, se sbagli dei gol così diventa difficile portare il Bologna avanti, ma l'invito è anche per gli altri, non è vietato far gol, quindi se qualcun altro avesse anche voglia ogni tanto di provare a scaraventarla dentro non sarebbe affatto male. Sì, è quello che dicevamo qua in studio e ne parlavamo anche prima fuori onda. Sì, Destro si mangia un gol alla fine della partita, ma non è l'unico, e soprattutto secondo me quello che ho visto io è una squadra molto confusa, con poche idee, e non so se la palla non arriva a Destro, per quanto anche a Udine e anche oggi pomeriggio ha sbagliato due gol, veramente non si sa chi possa far gol in questo Bologna, almeno l'idea per ora è questa secondo me. La speranza è che il tutto non si trasformi in un psicodramma con la trasferta di Pescara, perché se dovessi mai sbagliare la partita di Pescara allora veramente diventa un casino, concedetemi il termine. A Pescara devi andare questa volta, però non hai appelli, devi fare i tre punti, devi portare a casa la vittoria, e se anche un Crotone riesce a battere il Pescara mi viene da dire che noi non possiamo assolutamente mancare l'appuntamento con la vittoria. Il Bologna comunque oggi non ha fatto una brutta partita, ha praticamente dominato in lungo e in largo il campo, il secondo tempo sicuramente meglio del primo, però ribadisco, non si possono non portare a casa tre punti quando la situazione è così importante come quella di oggi, l'occasione era quella giusta, però hai mancato l'appuntamento con la vittoria. Ora tutti potranno anche pensare che un punto con l'Empoli si possa anche preventivare, non però quando sei in questa situazione di classifica a questa giornata di campionato. Il rischio è quello di, come ci aspettiamo tutti, la vittoria a Pescara, rischi di di girare giusto ai 20 punti, e quindi insomma forse è un pochino troppo poco rispetto
a quello che a inizio campionato si era ipotizzato per questo campionato. E io tornerei su quello che abbiamo detto lunedì sera e che secondo me aveva detto molto bene Simone Zanetti, che salutiamo. E servivano, contando anche chiaramente Pescara che deve ancora arrivare, 6 punti in queste due partite senza appelli o cose del genere. Cioè, tu dicevi si può anche preventivare un punto con l'Empoli. Con questo Empoli che io ho visto oggi pomeriggio non si possono non fare 3 punti, secondo me. Assolutamente d'accordo, è una riflessione fatta a bocce ferme a inizio dell'anno, con un Empoli in questa condizione, in questa situazione di classifica, con un Bologna con questa fame di punti, effettivamente non puoi non fare i 3 punti. Aggiungo anche un'altra cosa, perché poi questa è una riflessione che qui abbiamo condiviso oggi con Simone Zanetti in curva. I metri arbitrali non sono delle, cioè le regole non sono delle opinioni, perché un rigore non dato, almeno 2 gialli consecutivi su 2 tentativi di falciare il Cuoco andavano dati, e una mano di Girardino neanche che ha interrotto il gioco, neanche un giallo, punizioni un pochino così, uno dei no di Francesco prova a tirare, viene dato fallo contro perché impatta contro un altro giocatore che gli mette il piede al martello. Allora, cerchiamo di capirci, il Bologna ha portato a casa tanti quei rossi quest'anno che la metà sono bastavano. Il metro arbitrale non è assolutamente un qualcosa che quest'anno possa favorire il Bologna. Oggi un rigore clamoroso non dato su destro, io non ho visto il replay e tutto quanto, magari potreste aiutarmi voi a capirlo meglio, però guarda, un giocatore che si alza, uno che si appoggia sulla schiena in area di rigore, a casa mia è rigore 11 volte su 10, non 10 su 10. Guarda, quindi io ero allo stadio con te, come te, e dici il fallo di Bellucci, no? Esatto. E sì, a me sembra davvero clamoroso che Guida non abbia dato quel penalty, perché insomma, cioè, lo sormonta, non aveva assolutamente nessuna possibilità di prendere il pallone, in quel caso difensore dell'Empoli. E c'è da dire che sì, il Bologna continua a portarsi dietro questa nomea di squadra più cattiva del campionato. È anche vero che se si va ad analizzare le partite del Bologna, molti rossi sono parecchio dubbi, ecco. Ecco, perché per il Bologna me non è cattivo, scusa Ste, no, il Bologna esatto, non è cattivo, cioè basta guardarli in faccia, escluso Pulgar, cioè, chi è cattivo? Crazy. Mi inviterei ad andare a vedere il giallo di Kraft, perché il giallo di Kraft è abbastanza emblematico. Concordo, di quanto oggi veramente dalla curva sembrava una spalla contro spalla, qualcuno addirittura ha visto Kraft davanti al giocatore, però abbiamo fatto fallo noi. Io voglio rivedere certe immagini, perché sinceramente va bene stare buoni, non parlare degli arbitri e tutto quanto, però a un certo punto diventa anche una problematica non parlarne, perché ti viene poi concesso di poter fare quello che ti pare in campo, e non è una cosa che il Bologna non può, tra virgolette, perdonatemi, contare meno dell'Empoli in un campionato, soprattutto anche quando giochi in casa. Non che devi essere favorito, però neanche distrattato, ecco, e questo oggi è stato abbastanza evidente. Sì, perfettamente d'accordo. Io, Stefano, ti devo salutare perché, come sai, i tempi della radio sono abbastanza stretti e la pubblicità mi chiama e la devo mandare. Noi ci diamo appuntamento a domenica prossima, giusto? Quando sarai qui con noi. Assolutamente sì, con Al ritmo del gol in studio, per quest'ultima partita dell'anno, sperando di poter festeggiare un Natale con 3 punti in saccoccia, una classifica migliore, con qualche lampo di qualche idea di gioco sicuramente migliore, perché questa sterilità offensiva passa sì da un destro probabilmente non ancora, cioè non in pallissima, ma come dicevo prima bisogna che ci siano più situazioni che mettano più giocatori in condizione di segnare, altrimenti ci si concentra tutti su destro per i palloni che arrivano a lui e non ne passa uno. Sì, perfettamente d'accordo. E ti ringraziamo e ti salutiamo e ti auguriamo una buona serata, Stefano. Altrettanto a voi. Ciao. Grazie. Era Stefano Castellari direttamente dal Dallara. Come ho detto poco fa, la pubblicità è in compe, quindi rimanete con noi con Al ritmo del gol.
ho un mal di testa. E di un mal di schiena. Guardo anche tutta la pelle sgarbolata. Io perdo anche i capelli. Oh, facciamoci ben ricoverare. Ma che ricovero? Ho la soluzione. Farmacia della Stazione. In via Pietramellara 20/2AB. Nella nuova sede di 200 metri quadri. Prodotti farmaceutici, veterinari, reparto omeopatia ed erboristeria. Dermocosmesi, preparazioni galeniche, articoli sanitari per l'infanzia. Farmacia della Stazione. Il consiglio è la loro professione. Orari 7:30-23 nei feriali, 8:22 nei festivi. La tua passione è il modellismo? Edo Model è il negozio che fa per te. Specializzato in modellismo dinamico elettrico, troverai monster truck, auto da pista, mini 4WD, slot car e tanto altro ancora, con un vasto assortimento di ricambi e accessori. Serietà, competenze e assistenza post vendita fanno di Edo Model una garanzia. Edo Model, via Bentini 63C Bologna. Il telefono 051 70 40 90. www.edomodel.com. Devi lavare il tuo cane o il tuo gatto? Baolindo! Pulito, profumato e felice! Anche il tuo malosside! Baolindo, via Pontevecchio 48 di Bologna. Sempre aperti, tranne martedì. Prendi appuntamento 370 34 37 397. Bau! Che viso sereno. Ma non mi avevi detto che eri stressata e stanca tra bambini, lavoro e altro? Sì, ma ho trovato un centro estetico e di massaggi a minuto dove scegli la durata del trattamento e quindi anche il prezzo. Baobab Relax Zone, via Murri 154A, Bologna. 331 33 13 591. Caffè Massaggio, il tuo massaggio quotidiano. Assaggia il massaggio, riparti di slancio. Per Natale, fai un bel regalo. Dona sangue. Condividi la gioia del Natale con chi ha più bisogno. Dona sangue, l'unico prodotto naturale che crea la vita. Buon Natale a tutti da ADVS, Associazione Donatori Volontari Sangue, nei centri trasfusionali dell'Ospedale Sant'Orsola allo 051 214 35 39 e dell'Ospedale Bellaria allo 051 635 03 30. La sicurezza è ID Safe, un innovativo braccialetto intelligente. Per soccorrerti o individuare te o i tuoi cari, è sufficiente mettere a fuoco con uno smartphone il codice QR code stampato sul bracciale. Sarai tu a decidere quali informazioni inserire. Gruppo sanguigno, allergie, patologie, telefono, eccetera. ID Safe è geolocalizzabile, chiaro e intuitivo per chiunque, multilingue e facilmente aggiornabile. Lo trovi da Tecnolife, via Cicogna 36, San Lazzaro di Savena, Bologna. Info 051 625 90 59. Tecnolifeshop.com. Ogni lunedì e venerdì dalle 14 alle 15 su Punto Radio c'è Solo Vinile con Bounty Miller. Microsolchi e microcosmi da riscoprire. Solo Vinile, la radio come si faceva negli anni 70 e 80. State ascoltando Al Ritmo del Gol. Rieccoci in diretta e direi innanzitutto di salutare Francesco Livorti che mi ha appena raggiunto qua di fianco a me. Ciao, buonasera a tutti. E di passare dall'ara dove avevamo Stefano Castellari direttamente a Terni, dove c'è il nostro editorialista Max Sampaolesi. Buonasera Max. Buonasera a voi ragazzi. Ciao Max. E innanzitutto immagino che abbiate tutti i cappellini natalizi, vero? Sì, assolutamente. No, sì. Io sono vestito da pupazzo di neve. Io da Babbo Natale invece, Max. Perfetto, benissimo. E questo momento privato in diretta a radio è bellissimo e farà sicuramente audience. Assolutamente. E proviamo a cambiare argomento e andare sul Bologna. Volevi tergiversare perché hai visto una bellissima partita anche tu oggi pomeriggio. No, in realtà paradossalmente mi si è un po' schiarita la nebbia. Nel senso, ha ragione Stefano sull'analisi che ha fatto della partita, però per esempio io escluderei la parte riferita ai torti arbitrali. Sinceramente, riguardandola, non sono stati così gravi in realtà. Io credo che si è diradata la nebbia, perlomeno nella mia analisi, perché confermo quella paura che la sottile paura che avevo poi quest'estate. Cioè questa squadra manca assolutamente di fantasia, perché noi possiamo mettere in campo gente o di gamba o gente di forza, però non possiamo mettere in campo chi cambia la partita con un tocco. È anche vero, Max, scusami. La persona che ti cambia la partita con un tocco rientra a inizio febbraio, quello penso che sia un grosso guaio.
sì, che poi in realtà lì è una fantasia differente, nel senso è una fantasia più da punta. Io credo che manchi una fantasia, diciamo, nel centrocampo, manchi quel giocatore che io ipotizzavo quest'estate in Saponara, ma chiunque esso sia, che dia quel filtrante diverso a destro, per capirci. Noi siamo una squadra, io credo che ci sia poi un motivo alla base, però io credo che siamo una squadra che gioca in modo molto scolastico. Le sequenze sono più o meno uguali, si ripetono come in un codice di Fibonacci. Dove l'hai letto, siamo... codice di Fibonacci? No, avevo sotto la settimana di okay. prendevo parole da lì, a caso ovviamente, e questo però ci fa diventare prevedibili, e la prevedibilità in campo è una dannazione, perché se non becchi, diciamo, lo sbuzzo giusto nel momento giusto, il pallone non entra, perché gli altri ormai ti conoscono, sanno come marcarti, perché poi possiamo mettere, allora è chiaro che oggi un problema a destra c'è, perché Mounier mi dispiace, però assolutamente nullo ai miei occhi, quantomeno, e in quel ruolo chiaramente manca Verdi, quindi manca uno che sappia far entrare il pallone in qualunque modo capiti. Essere anche imprevedibile. Assolutamente sì, però serve, io sfrutterei ancora di più questa imprevedibilità di Verdi, avendo un giocatore dietro che possa fornire palloni altrettanto imprevedibili al Verdi di turno, o a destro, o a Creci, però, o a chi. Scusi un attimo, Max, se ti interrompo, sì. Però lo sappiamo da inizio anno, anzi da inizio anno non potevamo prevedere che Verdi potesse diventare così importante. No, attenzione, no, non vorrei essere frainteso, probabilmente mi sono spiegato male. Verdi è imprescindibile, ma ha un ruolo. Cioè, io temo che questa squadra, anche forse nel mercato, e quindi probabilmente in sinergia tra Donadoni e Bigon, quantomeno nelle scelte, si sia arroccata su un'unica visione di gioco. Cioè questo 4-3-3 con cui gioca il Bologna e le sue variabili credo che siano diventate effettivamente prevedibili. Le variabili, Max, sono spostare Krejci da una parte all'altra o alzare Zemaili. No, ma io quando parlo di variabili parlo per esempio del movimento che fanno i centrocampisti, cioè se i due esterni entrano, come si muovono i centrocampisti alle loro spalle, cioè se vanno a coprire maggiormente il centro o vanno più larghi. Io intendo questo, al di là del piede corretto o inverso, come si dice adesso, gioca un'ala, anche perché per esempio Torosidis con la stessa questione ha giocato bene, ha giocato meglio a sinistra. Assolutamente sì, dopo l'uscita di Masina direi che, ma esatto. Penso che tutta la squadra nel secondo tempo abbia girato leggermente meglio. Ma per me c'è un altro... Però se avete visto, c'è da sempre più o meno il lancio di Viviani, sì, dalla tre quarti. A cercare destro, Creci... Sono sempre le stesse cose, possiamo rivederci le partite in sequenza. I movimenti tattici sono sempre gli stessi. Gli serve in quel punto, cioè tra i centrocampisti e gli attaccanti, quanti essi siano, un uomo che sappia smistare il pallone, che faccia il rifinitore. Quello che faceva Baggio, per fare l'esempio più chiaro, però il giocatore dell'ultimo pallone. Il classico 10. L'ultimo pallone, il classicissimo 10. Secondo me, ora bisogna vedere, perché se siamo convinti che ancora il 4-3-3 sia l'unico modulo su cui impostare la squadra, vedremo un mercato di gennaio improntato sul 4-3-3. Quindi esterni d'attacco, e non un trequartista, perché quello è l'uomo che stiamo descrivendo già da 5-6 minuti. Comunque per me c'è anche un altro problema, Max, poi lascio la parola a Livo che voleva intervenire.
Allora, dal momento che non possiamo cambiare nessuno adesso, perché a dicembre non puoi comprare nessuno, a gennaio bisogna che qualcuno si metta lì a parlare con l'allenatore e si ponga queste domande. Cioè, possiamo variare il modulo da qua alla fine della stagione? Sì, no, ma vedremo. Però serve anche un uomo di leadership, che secondo me non c'è in questa squadra. Guarda, allora io credo che di menti pensanti, migliori della mia, all'interno del Bologna ce ne siano quantomeno tutti. Ecco. Quindi io sto pensando solamente così, avendo solamente una mia idea, che questa squadra in realtà può giocare anche in un altro modo, perché secondo me può giocare anche con un 4-4-2, con un rombo a centrocampo, anzi a me piacerebbe, sarei anche curioso di vedere un rombo a centrocampo, sinceramente, con Viviani magari davanti alla difesa e le mezzali, Noggi, che ribadisco è imprescindibile, quello è una delle mie fisse, me la sconterò pure, ma continuo a pensare che Noggi sia fondamentale. No, concordo. La partita di oggi direi che lo dimostra in pieno. Come diceva giustamente Stefano, cioè è un giocatore che sta su tutti i palloni. Diawara, faccio per l'ultima volta questa comparazione, perché poi diventa stucchevole. Diawara è un ottimo giocatore e lo sta dimostrando anche adesso a Napoli. Il fattore crescita, come posso dire, sarà diverso tra Noggi e Diawara. Diawara probabilmente diventerà sempre più un ottimo mediano, ma a mio parere Noggi ha un qualcosina in più dal punto di vista del piede. Credo che abbia un piede più addomesticato. Il tiro che ha fatto è chiaro. Ha tentato l'impossibile, ma il suo pensiero è stato quello di aggirare il movimento del portiere cercando l'incrocio dei pali, cioè l'idea che avrebbe avuto Del Piero. Ora Del Piero gli faceva questi gol, ma il fatto che un giocatore lo pensi a me personalmente piace. Diawara non l'avrebbe mai pensato una roba del genere. Soprattutto perché Diawara non arrivava neanche nei pressi della porta, perché ha una zona di campo dove secondo me è fenomenale, diversa da quella che di Noggi, certo, che secondo me è addirittura più a tutto campo. Sì, assolutamente, anche perché quando prende palla è solido spostarsi a destra e a manca per favorire degli inserimenti che spesso non ci sono, purtroppo. Ragazzi, intervengo un attimo per quello che riguarda mi fermo. No, Max, niente, grazie. Volevo solo ricordare ai nostri ascoltatori di mandarci un messaggio al 336 20 64 68. Ripeto, 336 20 64 68. I primi sono già arrivati. Leggiamo un messaggio. Forte delusione per la partita di oggi, nonostante un secondo tempo più che discreto. Donadoni cerchi di ricaricare la squadra e Fenucci si faccia finalmente sentire, perché anche oggi arbitraggio assolutamente insufficiente, che c'è poco penalizzato, non poco. Non si firma nostro amico, però lo salutiamo lo stesso. Magari Max, dell'arbitraggio ne abbiamo già parlato, e se magari vuoi un po' commentare la frase Fenucci si fa sentire, però diciamo che oggi non c'erano scuse, bisognava vincere, punto. Sì, no, questo è chiaro. Secondo me il difetto più grosso che abbiamo avuto nelle ultime due settimane è stato, a mio parere, quell'uscita un po' infelice da parte di Bigon, che ha detto stappo lo champagne se ci salviamo. Io credo che, ma non perché in quella frase lui può crederci o meno, io parlo dal punto di vista della comunicazione. Perché è giusto tenere in tensione dei ragazzi, è fondamentale per dargli delle norme anche tattiche in questo caso, però è anche vero dei ragazzi, proprio perché sono dei ragazzi, hanno bisogno di entusiasmo. Io ho visto una squadra che oggi era particolarmente con il freno tirato, tant'è che ha giocato meglio nel secondo tempo, quando si è accorta di avere il freno a mano tirato e quindi di mollarlo, tant'è che sono aumentate è aumentata la capacità offensiva e quant'altro. Ripeto, in questo crescere che è stato quello del secondo tempo è mancata però l'imprevedibilità. Essendo stati scontati, abbiamo pagato l'insufficienza di tiri
verso la nostra porta. Anche perché se ci pensiamo, scusa l'interruzione, le uniche due grossissime occasioni sono arrivate per due cross, cioè alla fine quasi una fotocopia dell'altro, quindi un cross dalla destra per destro, che in nessuna delle due occasioni è riuscita a metterla dentro. E l'altra variabile che dovremmo iniziare a sfruttare oggi, purtroppo ha preso la barriera, penso siano le punizioni di Viviani. Sì. Io preferisco sempre Viviani con, diciamo, a 5 metri dalla punizione che ha tirato oggi. Lo preferisco più lontano, diciamo, perché secondo me il suo modo di calciare ha una parabola che diventa più difficile da parare se tirata da più lontano, a mio parere, quindi con maggior forza. Detto questo, è verissimo. Viviani ha questa capacità di essere pericolosissimo, ma fortunatamente quest'anno va particolarmente bene, perché secondo me è pericoloso anche Verdi. Abbiamo altri giocatori che possono essere pericolosi sul calcio di punizione. Paradossalmente abbiamo ottenuto meno dai calci da fermo, quelli, diciamo, non diretti. Siamo una squadra che non è capace a sfruttare un calcio d'angolo come Dio comanda, eppure abbiamo dei colpitori di testa. Gattaldello era uno che faceva gol di testa. Quanti ne faceva Rossettini, per capirci? Sì. Destro è uno che ha dimostrato anche con il pallone, due volte ha colpito il pallone di testa oggi. L'ultimo, ahimè, è stato un errore grave, ma un altro era stato molto bravo a colpire il pallone e saltare sopra il difensore, non era facile per nulla. Quindi colpitori di testa li abbiamo, però dai calci d'angolo, per esempio, otteniamo pochissimo, quasi nulla, e anche questa è una pecca. Però questa è una cosa che si può allenare, per capirci, i movimenti all'interno dell'area. Quello che manca, divento anche ottuso, però credo che sia quel brizzolo di fantasia, quel colpo diverso che ci deve essere in una partita, per evitare di essere scontati. Perché poi oggi avevamo davanti l'Empoli, capiamoci, con Juve e Milan, quando ci toccheranno Juve e Milan sarà un'altra roba. Un Empoli che tra l'altro è in crisi nerissima, ecco, oggi probabilmente vede un piccolo spiraglio, perché il Palermo continua a far malissimo in casa. Sì, ma infatti non sono preoccupato per la classifica, perché se voi vedete, noi abbiamo 8 punti dalla terzultima e abbiamo 8 punti dal Torino. Cioè, esatto. Quindi la classifica è corta come dall'inizio del campionato, perché più o meno nella zona centrale non ci sono grossi scostamenti, ecco. E molto bene, io purtroppo vi devo interrompere in questa serie di chiacchiere, perché Max, come sai bene, i tempi in radio sono strettissimi, certo, devo mandare la pubblicità. Noi ti leggiamo e ti vediamo, insomma, vediamo il tuo video martedì, giusto? Il tuo martedì, esattamente. Benissimo. Quindi tutti sintonizzati su Mille Cuori Rosso Blu. Assolutamente, come sempre, e in particolare martedì per il video, esatto, di Max. Certo. Perché il nuovo sito è fantastico, esatto, per chi non l'avesse ancora visto. Bravo, ricordalo, Nervo, bravo. Assolutamente. Bellissimo, bravi tutti. Assolutamente. Ciao Max, grazie, ciao, buona ragazzi, serata. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Molto bene, come ho detto, la pubblicità incombe, quindi pubblicità. Beat, down tempo, bassi, electropop, sound effects, dubstep. La musica non può essere definita come la nuova Audi Q2. SUV, urban crossover, elegante, sportiva, tecnologica, versatile, untaggable. Audi Zentrum Bologna, vieni a scoprirla. A Bologna, in via Gucchi e via dell'Industria, e a Imola, in via Pola. AudiZentrum-Bologna.it. Voi di Augusta, oltre ad essere una carrozzeria, siete officina, centro gomme, cristalli, grandine, lavaggio, sanificazione e noleggio. Siamo il suo unico referente per tutto ciò che riguarda il suo mezzo. Augusta 1966, via Maestri del Lavoro 180, Castel San Pietro Terme. Seguici su Facebook o vai su augusta1966.it. L'attesa è finita. È tornato Lello! Finalmente si rimangia greco sul serio! Ma importa di nuovo specialità e ingredienti dalla Grecia? C'è tutto! Moussaka, souvlaki, tzatziki, gyros, insalata greca e carni ai ferri, i formaggi e lo yogurt, olio, vini e liquori. Ah, prenoto per stasera! Ristorante Il Greco, via Nicolò dell'Arca 51, 051 36 96 95. El Greco è tornato.
Tra poco sarà freddo, molto freddo, anzi, freddissimo. E allora sai io che faccio? Vado da Marchesini Pneumatici, anticipo l'inverno e ci guadagno. Vieni nei nostri centri di Anzola, Emilia e San Giovanni in Persiceto. Nuova rete Canale 110, dal 1 dicembre davvero nuova e finalmente donna. Emozioni, ingiustizie, fughe, tradimenti, intrighi, turbamenti, amore. Sì, ogni giorno le più belle storie d'amore nelle telenovelas più famose della televisione. E poi i migliori consigli per una cucina allegra, creativa e adatta ad ogni orientamento alimentare. Nuova rete Canale 110, dal 1 dicembre finalmente donna. Dall'8 dicembre arriva il Natale a Persiceto. Un Natale ricco di spettacoli ed emozioni. Il villaggio di Natale con le tipiche casette in legno in Piazza del Popolo e Corso Italia. Musica e un bellissimo presepe vivente. Tutti i weekend spettacoli musicali itineranti, intrattenimento di strada e per i più piccoli un bellissimo kindergarten in cui divertirsi con laboratori e attività natalizie. Non mancate! Tutte le info su www.proloco-persiceto.org. Puoi vedere la partita da solo? Oppure venire al Late Café. Al Late Café ora puoi guardare tutte le partite di Champions League in compagnia e gustare ottime specialità. Bar tavola calda, ottime colazioni, pranzi sfiziosi, stuzzicherie di ogni tipo. Perfetto per festeggiare eventi, aperitivi aziendali o per trascorrere serate con gli amici. Late Café ad Anzola dell'Emilia, via delle Querce. Latecafé.it. Anche su Facebook. Prenota la tua serata di Champions in nostra compagnia. State ascoltando Al ritmo del gol. Rieccoci in diretta, sempre qua, frequenze 105 in FM di Punto Radio. E dopo aver, diciamo, analizzato in lungo e in largo la partita del Bologna, parliamo un po' di quello che è successo questa settimana, giusto Libo? Sì, giustissimo, anche ieri in conferenza stampa si è parlato molto del caso Zemaili. Molti giornali dicono che a fine stagione si trasferirà in Canada, ma tutto dipenderà, come ribadito anche da Donadoni, da come si svolge questa stagione. Se Zemaili, come poi lo è tuttora, rimane un punto chiave del centrocampo rosso-blu, potrebbe anche rischiare di rimanere, così per anche la felicità di tutti noi tifosi rosso-blu. Magari se anche voi volete dire due parole su Zemaili, su cosa rappresenta per il centrocampo rosso-blu Bellerin. E che Zemaili a fine stagione sarebbe dovuto andare in Canada lo si sa da 4 mesi, quindi non da so luglio, da quando arriva, quando non so perché Zemaili. Hanno tirato fuori questo polverone come se fosse una notizia, perché forse all'inizio avevamo parlato di 2 anni a Bologna. Giusto, 2 anni. Ho capito, ma comunque l'ipotesi più probabile era un anno. Sì, vabbè, ma allora, Zemaili adesso è imprescindibile, ma c'è tutto il mercato estivo per sostituirlo. Certo. E no, però alla fine molti giornali l'hanno tirato fuori come se fosse stata una cosa nuova, ecco, che mi ha un po' dato fastidio perché ha gettato nello sconforto e nel terrore tutti i tifosi. Quando è una cosa che si sa da quando Zemaili ha messo piede a Bologna e ha firmato il contratto. Ora bisognerà vedere se lui ha voglia, anche perché il padrone è saputo e questo non transige nessuno. Padroni in entrambi i casi, esatto. Tra l'altro. Quindi se Saputo decide di portare Zemaili in Canada, se lo fa e basta, e perché non può mettersi becco nessuno e lui decide di far così. Se Donadoni e Saputo di comune accordo decideranno di lasciare qua un 32enne che comunque si sta comportando molto bene per fargli fare un'altra stagione in Italia, lo prenderemo come va preso. Ma sì, al momento è imprescindibile, vero, però sai, certo. Dopo Livo c'è tutto il mercato estivo, quindi uno alla Zemaili si può anche trovare. Assolutamente, cioè. Sì. Assolutamente. Puoi trovare uno alla Zemaili con 7 anni di meno. Bene, anche quello. E vi interrompo di nuovo perché ora invece siamo collegati con i nostri amici di Punto Stadio. Buonasera, Roberto, giusto? Esatto, ciao. Ok, perché l'altra volta mi sono sbagliato col nome invece, non volevo fare gaffe. Vai tranquillo, non c'è problema. E allora, innanzitutto partirei col chiederti com'era l'ambiente oggi durante la partita. Direi, da come abbiamo analizzato e da come abbiamo visto la partita, non particolarmente felice, immagino, anche lì da voi. No, direi non felice, però comunque tutte le persone che erano qua a vedere la partita ci credevano fino all'ultimo. Noi abbiamo avuto alcune giocate live su Bologna, che testimoniano comunque che l'affetto e comunque la speranza, la fede c'è in sostanza. Quindi sì. Insomma,
di positivo mi prendo che c'è ancora il tifo, bello caldo per la squadra. E quello non è mai mancato, neanche in momenti decisamente più bui. Esatto, il risultato è sicuramente deludente alla fine, peccato. Sì. Tre punti sarebbero stati graditi, mettiamola così, per la punta sicuramente. Sì, assolutamente. E hai una legata da proporci, immagino. Sì, ne abbiamo studiata una con Vincenzo, quindi lui è l'esperto di basket e vi dà 6 partite per la serata. Ottimo, sentiamo. È un quarto, quindi c'è una mezz'oretta per poter iniziare a giocare queste partite. Partiamo dalla 1 con Brescia che vince in casa contro Cremona di un punto, la quota 1,43, Capodorlando che vince in casa contro Pistoia, quota 1,33, la sorpresa di Brindisi che va a vincere a Pesaro contro la squadra di Bucchi, 2,05 la quota, la vittoria in casa di Torino contro la rivelazione Caserta dell'Agnello, la quota di 1,67, la vittoria di Reggio Emilia in quel di Varese, quota 1,53. E a questo aggiungiamo per la Lega 2, per la Serie 2, la vittoria della Virtus di 6 punti contro Forlì, quota 1,25. Con 5 euro si portano a casa 68 euro di vincita, quindi 12 volte, 13 volte, quasi 14 la punta, insomma. Beh, direi assolutamente normale. Tra l'altro hai citato la Virtus e tra poco, non appena diciamo stacco con te, ci collegheremo con l'Unipol Arena. E infatti ci collegheremo con l'Unipol Arena dove c'è il nostro Stefano Lamini. E Roberto, io ti ringrazio, purtroppo non possiamo stare troppo in tua compagnia perché i tempi della radio sono strettissimi e come sai oggi abbiamo tanta carne al fuoco di cui parlare tra Bologna e Virtus. Ha giocato la Fortitudo, il rugby di cui parleremo dopo. Ho visto anche la Fortitudo qua dagli schermi dal punto Snai. Ecco, stenderei un velo pietoso in quel caso. Peggio del Bologna. Grazie a te e tuo ascoltatore, allora. Benissimo, grazie e buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Molto bene. E Livo, sono arrivati alcuni messaggi, giusto? Mentre noi parlavamo con i ragazzi di Punto Stadio. Giustissimo, dopo qualche consiglio i nostri ascoltatori ci danno carne di cui parlare. Parlatemi di Nogi e di come sia possibile tenerlo in panchina. Simone. Jack e poi Nervo. Ma abbiamo tralasciato l'ingiuria che ci ha scritto. Abbiamo tralasciato. No, direi che la partita di oggi, nel quale l'Ungherese è stato schierato, ma soprattutto la partita di lunedì, nel quale Nogi non c'era, dimostrano come, oltre a Zemaili, gli unici due sicuri del posto sono le due mezzali. Ecco, perché sono capaci di far gioco, di muovere la palla, cosa che non si è vista a Udine. E uniscono a questa dote di visione di palleggio una notevole bravura in interdizione. Ecco. Comunque c'è una piccola colpa anche di Donadoni, perché Nogi è stato giù 3 partite consecutive, se non sbaglio, contro l'Atalanta non ha giocato. Penso di sì, esatto. Giusto. Ecco, contro l'Atalanta ne abbiamo già parlato tanto, forse non avrebbe potuto fare tantissimo neanche lui contro due mastini come Kurtic, che si è. Sì, però io lo volevo vedere in campo in ogni caso. Cioè, dalla via che ci siamo, esatto. Non è che le alternative siano poi così interessanti. Anche perché vedendo cosa ha fatto il centrocampo in quell'occasione, diciamo che peggio era difficile fare, quindi delle due mettimene in campo. Ma dal calcio direttamente al basket, perché siamo in linea con l'Unipol Arena dove c'è Stefano Ramini. Buonasera Stefano. Buonasera a voi. Allora, sei lì per seguire la partita della Virtus che gioca questa sera, mi sfugge adesso, Forlì, perfetto. Derby della Via Emilia contro la Unieuro Forlì. Ok, niente, facci un pre-match, esatto, di cosa possiamo aspettarci dalla partita di questa sera e dagli uomini di Ramagli. Allora, come detto, derby della Via Emilia per la Virtus questa sera, che arriva reduce da ben 6 vittorie in fila, quindi ovviamente alla ricerca della settima. Sarebbe una bellissima striscia che porterebbe gli uomini di Coach Ramagli ovviamente ancora in testa al campionato prima della pausa natalizia e soprattutto del periodo molto duro che aspetterà la Virtus, dove non avrà a disposizione i 3 under italiani che saranno impiegati nel campionato europeo giovanile. Dall'altra parte abbiamo una Forlì Unieuro che occupa momentaneamente la penultima posizione in classifica, viene da 2 sconfitte in fila, l'ultima delle quali in casa con Udine, ma sarà una gara, come detto da Coach Ramagli ieri in conferenza di vigilia, molto difficile e assolutamente spinosa, soprattutto perché questa formazione è stata costruita molto bene e con grande sagacia, poiché Forlì viene da 2 anni
Pazzi, in cui ha avuto anche un crack finanziario, ma si sono riusciti a riprendere e hanno trovato un po' la quadra. Infatti l'anno scorso sono stati bravi, abili a raggiungere la promozione che li ha portati nel campionato di serie A2. Di questa formazione è rimasta sostanzialmente la stessa, sono stati aggiunti due americani molto importanti, uno è Crockett, un ala forte con grandi doti atletiche, come detto da Ramagli, bravo sia a giocare sulla linea di fondo che a farsi trovare pronto sugli scarichi. E infine avranno Blackshear, una vera e propria stella, sicuramente grande rimbalzista, secondo dopo Mancinelli come punti prodotti all'interno del decorato in posizione di post basso, e anche un giocatore insomma importante perché ha vinto nel 2013 il titolo NCAA con Louisville. Dall'altra parte abbiamo una Virtus che ancora completa non può essere giocata perché Ndoya è sì sulla via della guarigione, ma è in panchina solo per onore di firma. Tutti gli altri sono disponibili con spizzichini ancora diciamo convalescente con il figlio al polso, ma che non gli impedirà sicuramente di essere protagonista all'interno dei 40 minuti effettivi. Aspettiamo di capire se nello starting five di Cosa Ramagli sarà confermato nuovamente Auxilia, che ultimamente sta sfornando buone prestazioni, oppure Petrovic, che fino a questo momento abbiamo visto molto attivo in fase di riscaldamento. Molto bene, e quindi secondo te un possibile protagonista, diciamo l'uomo che può essere più importante per la Virtus questa sera, chi potrebbe essere a tuo parere? Beh, rimane sempre Lawson il principale indizio, anche perché finora credo non abbia quasi sempre realizzato almeno di media 20 punti a partita. In più non è fondamentale la realizzativa, ma anche nel catturare rimbalzi. Quindi sicuramente indico lui. Non dimentichiamoci però un certo Guido Rosselli, che fino a questo momento è stato forse lui la vera arma in più della Virtus, perché ha fornato buone prestazioni ricoprendo sostanzialmente tutti i ruoli, dal play all'ala, alla guardia e al centro. Quindi dal mio punto di vista questo potrebbe essere l'asse vincente. Ovviamente dimenticare gli esterni, anche perché in cabina di regia abbiamo uno spissu decisamente in forma, al quale sicuramente Penna cercherà di dare una mano con minuti importanti per fargli recuperare un po' di fiato, e poi vedremo ovviamente quel Michael Umen, che tanto bene ha fatto anche con la sua nazionale ormai circa 6 mesi fa in quel di Rio alle Olimpiadi. Assolutamente, io intanto noi ti ringraziamo intanto Stefano, e direi ci risentiamo tra una mezz'oretta circa per commentare e vedere come sta andando la partita. Ok, speriamo che le sorti siano migliori di quelle che purtroppo oggi hanno accompagnato quelle dell'altra sponda del Reno, ovvero quelle della Fortitudo, che purtroppo ricordiamo aver perso in trasferta a Piacenza, e anche migliore magari di un Bologna che ha fatto 0-0 oggi e che sembrerebbe in crisi, almeno questo parere personale. Sì, assolutamente. E grazie Stefano, e ci sentiamo tra poco. A dopo. Buona partita. Era Stefano Ramini dall'Unipol Arena, come avete potuto sentire, soprattutto dagli ultimi fischi che ci sono penetrati nelle cuffie e non so, voi, a me hanno fatto un male pazzesco. E io rientrerei in studio e lascerei la parola ad Andrea Nervuti. Io invece anticipo un attimo Nervuti. Perfetto. Perché sono arrivate notizie sulla Nervuti condizione... non puoi parlare oggi. Oggi sono arrivate notizie sulla condizione di Masine, che è uscito appunto nel secondo tempo. Sembra che abbia subito una forte contusione al gluteo, quindi... niente, la fortuna è che dopo la partita col Pescara ci saranno 2-3 settimane nelle quali Bologna starà a riposo, sia per la sosta natalizia sia per la gara con il Milan, che è stata posticipata. Saranno infinite, a causa della Supercoppa italiana che si gioca a Pechino. E giustamente direi, sì, perché a noi ci piace avere un filo logico con del senso, quindi direi che adesso... Ma forse a loro piacciono molto di più i baiocchi cinesi. Quello senza dubbio. Decisamente. Direi che adesso sono maturi i tempi per parlare di rugby con... Anche perché è l'unica squadra bolognese che ha vinto. Lo so, ma a Nervuti piacerebbe tanto parlare di rugby, ma la pubblicità me lo impedisce. Allora quindi ne parlerò dopo. Rientriamo dalla pubblicità e finalmente con Andrea Nervuti riusciremo a parlare di rugby. Ma ora, pubblicità. Beat, da un tempo, bassi, electropop, sound effects, dubstep.
la musica non può essere definita. Come la nuova Audi Q2. SUV, urban crossover, elegante, sportiva, tecnologica, versatile. Untaggable. Audi Zentrum Bologna. Vieni a scoprirla. A Bologna, in via Gucchi e via dell'Industria. E a Imola, in via Pola. AudiZentrum-Bologna.it. Ristorante Pizzeria Scalinatella. L'unico ristorante pizzeria dove trovi la simpatia di Giuà, il più grande parcheggio pedonale libero della città e un ampio spazio per fumatori all'aperto. Ristorante Pizzeria Scalinatella, in via Caduti di Cefalonia 5, sotto la Torre Altabella. Per prenotazioni 051 26 20 83. Ah, si mangia bene! C'è un nuovo stile per la tua casa, lo stile di Ecodado by Cercolor. Produzione e vendita diretta di pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, in pronta consegna e a strepitosi prezzi di fabbrica. Inoltre trovi le migliori marche del settore, le nostre produzioni Dado Ceramica, Trial, Antica Ceramica Rubiera e un vasto reparto outlet con ceramiche, parquet, sanitari e arredo bagno. Ecodado by Cercolor, a Castelmaggiore Bologna, via Magistrini 1-1, a San Matteo della Decima, Bologna, via Sicilia 19, a Vigarano Pieve, Ferrara, via del Lavoro 16, cercolorbologna.it. Devi lavare il tuo cane o il tuo gatto? Baolindo! Pulito, profumato e felice! Anche il tuo malosside! Baolindo! Via Pontevecchio 48 di Bologna! Sempre aperti, tranne martedì! Prendi appuntamento 370 34 37 397! Bau! Per Natale fai un bel regalo. Dona sangue. Condividi la gioia del Natale con chi ha più bisogno. Dona sangue, l'unico prodotto naturale che crea la vita. Buon Natale a tutti da ADVS, Associazione Donatori Volontari Sangue, nei centri trasfusionali dell'Ospedale Sant'Orsola allo 051 214 35 39 e dell'Ospedale Bellaria allo 051 635 03 30. Lo voglio! Lo voglio! Lo voglio! Lo voglio! Lo voglio! Ma cosa? L'aperitivo del bar A22. Cocktail, vino e bollicine. Tutte le serie aperitivo con ricco buffet. Il venerdì con musica live. Bar A22, via Cristoforo Colombo 201/4. 051 70 41 48 Bologna. E tu lo vuoi? Disco Sport con Marco Rossi. La trasmissione che ogni domenica ti permette di vincere un biglietto per le partite casalinghe della Fortitudo Contatto Bologna. E non finisce qui, potete anche vincere un portachiavi originale del Bologna FC 1909. Vuoi sapere come? Ascolta Disco Sport, tutte le domeniche a partire dalle 14.30. Questo è lo sport su Punto Radio. State ascoltando Al Ritmo del Gol. Eccoci, eccoci, bentornati a tutti i nostri radioascoltatori. Post partita di Bologna-Empoli, terminata 0-0, valevole per la 16ª giornata di campionato. Ricordiamo un numero per contattarci in diretta sia per SMS che WhatsApp, che è il 336 20 64 68. E a proposito di messaggi, lascio la parola a Livo che ce ne legge alcuni interessanti arrivati negli ultimi minuti. Grazie mille Jack, arriva un messaggio. Gran secondo tempo, mancano all'appello due rossi su Okonkwo, il capitano. Salutiamo ovviamente il nostro capitano Andrea e gli auguriamo una pronta guarigione. Mai tolto le parole di bocca, ma ci sono anche altri messaggi. Dalla TV sei bellissimo, bye ragazzi del ballo Luisa. Questo era sempre per il nostro Andrea Nervuti. Ma anche dal vivo, cioè non solo soprattutto dal vivo. Invece abbiamo la fortuna, secondo me, perde un po' di essere qua con te. Torosidis, Masina, Gastadello, Bona. Sono da Serie B, forse. Ma parliamo meglio di rugby, voilà. E adesso? Sì, parliamo di rugby perché è l'unica squadra bolognese che oggi ha vinto. C'è ancora la Virtus. Dai, tempo alla Virtus. Speriamo. Però per ora tant'è. Vittoria tutto sommato agile contro Viterbo, anche se l'inizio di partita è stato molto confuso e soprattutto è stato abbastanza delicato, perché Livorno e Viterbo, cioè con Livorno oggi non so perché, Viterbo è riuscito ad andare in meta tra lo stupore generale, ma fortunatamente Bologna 1928 ha reagito, ha recuperato la partita prima dell'intervallo grazie all'inglese Smith, che ha segnato due mete una dietro l'altra, forse abituato al clima
britannico che si respirava oggi all'Arcoveggio, visto che c'erano circa 2 gradi e una nebbia che ricordava Silent Hill. E tutto sommato portiamo a casa il punto di bonus, quindi 4 mete realizzate, e portiamo a casa l'intera posta, quindi 5 punti, e ci riproiettiamo verso la testa della classifica. Adesso bisognerà vedere gli altri risultati, ma il secondo posto credo che sia assicurato. E sarebbe molto interessante chiudere la stagione al primo posto, perché poi si va a affrontare la seconda dell'altro girone e la vincente salirà in Serie A. Ovviamente arrivando primi affronti la loro seconda, perché arrivando tu seconda affronti la loro prima, che in questo momento è Petrarca e sta facendo 30-40 punti a tutti, credo. Beh, non male. Ma dal rugby, dopo l'esaustiva analisi direi di Andrea Nervuti, ritorniamo al calcio, perché direttamente dal Dallara, dal Mix Zone, c'è il nostro Andrea Bonomo. Buonasera Andrea. Buonasera, buonasera a voi. Allora, mi hai detto, tutti e due gli allenatori hanno già finito di parlare e niente, dici un po'... Parla tu adesso, esatto. Ronny. Esatto, insunto. Allora, innanzitutto mentre vi sto parlando sta scendendo la nebbia al Dallara, che per fortuna è scesa durante la partita, sta recuperando quello che non è accaduto durante la partita. Non è che la posso prendere solo io, Bonny. Poi, per quanto riguarda la partita, principalmente Donadoni si è soffermato sulle due facce della sua squadra, dicendo che non gli era piaciuta l'eccessiva tensione, l'eccessiva preoccupazione che si era vista nel primo tempo. Effettivamente nel primo tempo si è avuto come l'impressione che il Bologna avesse quasi paura di giocare la palla per quella tensione di cui parlava Donadoni nello sbagliare, perché un errore magari poteva concedere all'Empoli il gol e andare in porta, e poi in quel momento la situazione sarebbe complicata, perché poi la squadra di Martuscello, ovviamente forte del possibile gol del vantaggio, si sarebbe chiusa dietro. E di fatto una gara a due facce per entrambe le squadre, perché mentre nel primo tempo l'Empoli è arrivata alle parti di Mirante, certo non con continuità e non mettendolo in difficoltà con continuità, ma mi viene in mente il tiro di Maccarone, quantomeno nel primo tempo l'Empoli ce l'ha provato. Poi nel secondo subentrata la paura per l'Empoli, è andata via quella che aveva il Bologna nel primo tempo, quella tensione che aveva il Bologna, è passata alla squadra di Martuscello, e di fatto la situazione si è un po' invertita, ma il Bologna non è riuscito a segnare il gol del vantaggio, anche perché colpo di testa di destro, un errore che del quale faccio ancora fatica a capacitarmi, non so se voi l'avete vista così, però era l'occasione che un attaccante deve mettere dentro, perché sono quelle occasioni che 3 punti lì cambiavano, sì, il discorso. Ci lamentiamo sempre delle poche palle gol, se poi quando arrivano non siamo capaci di sfruttarle, capisci che è un po' un cane che si morde la coda, ecco. Anche perché poi ne ha sbagliato un'altra la volta scorsa ad Udine, quindi... Sì, esattamente, sì. Sì, inizia a pesare nel conteggio questi errori, perché comunque Bologna non è una squadra che riesca a costruire 8, 9, 10 palle gol a partita, neanche 3 credo, esatto. Forse esagerato col numero, fa fatica contro squadre che si chiudono come l'Empoli, oggi l'abbiamo visto. È ovvio che l'assenza di Verdi in queste partite, di un giocatore che abbia lo spunto, che salti l'uomo, che riesca magari a crearti superiorità numerica e poi dare un pallone dentro solo da spingere in porta, pesano, ma pesa anche il fatto che Krejci da qualche partita sta soffrendo un po', nel senso che non è più magari il Krejci di inizio stagione che saltava l'uomo e creava superiorità numerica. Chiedo a te, Bonny, Krejci, no? Io ho il grosso timore che stia un po' percorrendo la stessa parabola discendente che ebbe Muniel l'anno scorso, se non addirittura iniziata prima, perché Muniel almeno 3-4 gol li mise a segno le prime 10 partite di campionato. Sì, sai, l'anno scorso Muniel è arrivato già forte di un allenamento, esatto, individuale, nel senso che lui, aspettando la chiamata del Bologna, si era già allenato. Effettivamente era quello che aveva risentito di meno della preparazione di inizio anno, e si vedeva, perché correva, di fatto correva il doppio degli altri. Krejci quest'anno non ha fatto lo stesso percorso di Muniel, nel senso che si è allenato con la squadra, però sta vivendo delle partite in cui sta soffrendo un po' dal punto di vista anche fisico e atletico, perché non ha più il guizzo di inizio campionato. Penso quando saltava l'uomo, quello che dicevamo prima, creava superiorità numerica. Sì, mi ricordo ancora quel Bologna-Cagliari nel quale passò in mezzo ai due difensori, esatto, isolani per il gol di Francesco.
l'assist che ha fatto al gol di Francesco, sì, mancano un po' anche i suoi assist in questa parte di campionato. Poi è chiaro, te lo dicevamo prima, se costruisci poche occasioni e non la butti dentro neanche in quelle poche, si fa difficile la situazione. Ecco, non è che magari questo calo di Creci sia dovuto, non so tramite quale filo rosso, all'assenza di Verdi? Probabilmente può esserci un legame fra l'assenza di Verdi e questo momento di Creci, nel senso che ovviamente mancandoti un titolare sull'altra fascia, tutto i compiti che magari svolgeva Verdi, la pressione, diciamo così, fra virgolette, nel senso di dover fare la giocata, dover creare superiorità numerica, dover essere decisivo sugli esterni, passa quasi esclusivamente a lui, perché di fatto lui è il titolare designato. Mounier e Di Francesco sono in questo momento, se Verdi fosse infortunato, erano due giocatori che si alzavano dalla panchina. In questo momento magari sente più la responsabilità di dover essere decisivo nel momento in cui manca l'altro titolare. Questo magari, come risposta alla tua domanda, potrebbe essere l'unica risposta che mi viene in mente. Un carico di responsabilità che prima non c'era. Esatto. Sostanzialmente, ecco, perché individuavano Verdi come l'uomo più pericoloso e il cieco a sinistra aveva modo di divincolarsi dalla morsa avversaria. Direi forse che era anche una sorpresa inizio anno, esatto. Un po' come Mounier l'anno scorso, esatto. Direi, mentre ora, sai, poi la televisione la vedono tutti, esatto, loro quindi hanno, cioè, la possibilità di studiare l'intera settimana come bloccare i punti di forza degli avversari. Vale per l'Empoli, ma vale per tutte le squadre, ovviamente. E quindi Creci probabilmente ha risentito anche di questo, oltre del carico di responsabilità, eccetera, eccetera. Detto ciò, sì, sicuramente gli hanno preso anche le misure. Con detto ciò, ci si aspetta comunque qualcosa di più, perché ha fatto vedere che può fare molto, molto di più. Tutto qua. Sì, sicuramente. E io non so, e non credo ne abbia parlato in conferenza Donadoni, però volevo fare una domanda a te, Andrea, e mi è venuta in mente adesso, e l'hai nominato prima, Di Francesco, nel senso, come dici tu, se ci fosse Verdi, un panchinaro, e sono d'accordo. Non c'è Verdi ed è arrivato quest'estate come una promessa, insomma, un giocatore, un giovane da far crescere, da valorizzare, e anche oggi pomeriggio gli è stato preferito Mounier. E può voler dire che Donadoni non lo vede pronto? Non lo so, io me lo sono chiesto, perché davo per scontato il fatto che Di Francesco diventasse titolare dal primo momento in cui non c'è Verdi dall'altra parte, insomma. Guarda, la domanda gli è stata fatta, cioè perché inserire Di Francesco magari tardivamente, nel senso che nel momento in cui credo che Mounier abbia provato a saltare l'uomo una sola volta fino al momento in cui... Sì, nel primo tempo forse. Esatto, e non c'è nemmeno riuscito. Ha provato dei no look che mi hanno fatto rabbrividire nel primo tempo, quindi è stato veramente impresentabile. Ha fatto solo un colpo di tacco degno di note e basta. Sì. Ecco, perfetto. esatto, abbiamo già analizzato la partita di Mounier, direi. Ecco. In due parole l'abbiamo già analizzata. Sì. A Udine di fatto, prima che venisse sventolato il cartellino rosso a Pulgar, stavi già quasi giocando in 10, nel senso che Mounier non è pervenuto, credo che anche su questo Creci e Mounier, ritornando a quello di prima, hanno fatto una prestazione insufficiente, come tutto il reparto offensivo del Bologna-Udine, anche perché occasioni da gol anche lì, una di destro non concretizzata, lo stavo dicendo prima, ma nel momento in cui gli hanno chiesto come mai Di Francesco tardivamente, Donadoni ha dato una risposta che può non piacere, nel senso che era ironica, certo, con il solito dire di Donadoni, però non ha risposto, ha detto la prossima volta magari avvisatemi prima che lo metto prima. Si sta un po' impermalosendo Donadoni, sì, è una mia impressione. No, sicuro. Sì, sicuramente sì, l'ho avuto anch'io, nel senso che magari lo scorso anno non avrebbe dato questa risposta qui, poi magari non l'avrebbe data lo stesso, però nel momento in cui ti viene chiesto una domanda su più che lecita e giusta su un cambio, perché di fatto Mounier, a parte i gol in Coppa Italia, Udine ha giocato male oggi, anche non sicuramente non una prestazione da sufficienza, è logico che per come era entrato Di Francesco a Udine, poi
che l'errore sul cross di Widmer sia in parte suo, non solo suo. Però è logico che ti faccia una domanda nel momento in cui non riesci a produrre occasioni da gol, non riesci a segnare e hai in panchina un esterno che comunque è entrato quasi sempre con voglia, a volte troppa, ripeto a quell'espulsione esatto. Che d'inizio campionato, è logico che ti chiedano perché Di Francesco in panchina e Mounier in campo, se Mounier è questo e gioca così. Sì. Non credo ci sia nulla di strano, insomma. Sì, soprattutto perché è un investimento importante da parte del Bologna, innanzitutto, a parte il metterlo tardi o presto, cioè ci sta che qualcuno si chieda perché Di Francesco no, io addirittura ho detto dal primo minuto o tardi, come hanno detto in conferenza stampa, però se non mi ricordo esattamente la cifra, ma è stato un investimento importante. No, 8, neanche, credo. Neanche, cioè, pagarono poco meno di 2 milioni sia per lui che per Boldor, perché sì, così è riuscito. Però per un ragazzo che arriva dalla Serie B, certo, da Lanciano, secondo me non è un investimento da poco. Bisogna poi vedere se Lanciano non era in quella situazione economica, quanto andavano a pagare. Ecco. Esatto. Secondo me invece ha speso, anzi, forse un po' meno di quello che si aspettava. No, sono d'accordo, però non è un investimento da poco, questo io stavo dicendo, e come diceva Andrea, ci sta la domanda in conferenza stampa e probabilmente in un momento del genere soprattutto. Sì, e probabilmente Donadoni sente la pressione ultimamente e ci sta, perché il Bologna non gira e lo stiamo vedendo da 2 mesi, direi, circa. Abbondanti. All'ultima vittoria, convincendo anche sul piano del gioco, è datata alla quinta giornata di campionato quando abbiamo vinto in casa 2-0 contro la Sampdoria. Abbiamo vinto anche col Palermo. Quindi. No, abbiamo vinto col Palermo, ma sul piano del gioco mi sa che non abbiamo tanto convinto. 3-1, però io preferisco la prestazione con la Sampdoria, senza dubbio, e vorrei tornare a vedere una squadra che delizia i propri tifosi con prestazioni simili a quella. Lo sai che stai esagerando, vero Liu? Delizia i propri. Sto esagerando, però all'inizio stagione. No, va bene, scherzo. L'unica cosa che forse ha sbagliato tra virgolette Bologna è che ci ha, diciamo, tanto entusiasmati all'inizio, e quando le cose sono andate un po' storte con l'infortunio di Verdi e i vari infortuni, magari anche a destro e altri fattori, basta pensare comunque come adesso Donadoni in conferenza stampa oggi ha risposto un po' così, anche ieri non era tanto carico anche quando gli chiedono che chiunque allenatore di qualsiasi categoria, di qualsiasi squadra che lotti più o meno per la salvezza o per la Champions League senta la pressione in momenti del genere, quindi. E ci siamo stupiti perché l'anno scorso non aveva mai fatto dichiarazioni del genere, penso invece che sia normalissimo. È il momento. Io tornerei da Andrea, che ci ha ascoltato, esatto, e per chiedergli semplicemente: hai seguito in un qualche modo, hai visto la Fortitudo? Sì. Povero te, forse è meglio. Sì, nel senso che ho visto l'approccio, anzi il non approccio alla partita. Sì, esatto. Nel senso che l'ex Virtus Kenny Esbruck, che alla fine ha tirato con 7 su 16 da 3, adesso non sotto le statistiche, stavo dando un'occhiata prima, mentre la Fortitudo all'intervallo lungo tirava con 7 su 34 al campo, capite che con queste percentuali è difficile restare in partita. Se in avvio poi vai sotto di 10 lunghezze già e non riesci a recuperare perché l'approccio è troppo soft, sono non un passo, non due passi, tre passi indietro, perché la Fortitudo torna a fare quegli approcci alla gara che avevamo visto inizio campionato, approcci nei quali la squadra avversaria riesce subito a creare un break importante e poi la Fortitudo deve rincorrere costantemente la partita. L'immagine della difficoltà di oggi sta tutta nel fatto che Bonicioli e a un certo punto si sia seduto in panchina e che la squadra sia stata affidata a Stefano Comuzzo, esatto, che comunque ha le qualità per gestire la situazione, indubbiamente ha le qualità è capace di gestire la squadra, ma Bonicioli si è seduto in panchina e lo stesso Stefano Comuzzo ha diretto anche i time out nel momento in cui Bonicioli era in panchina, quindi questo fa un po' capire qual è stata oggi la situazione, nonostante Stefano Comuzzo abbia la personalità per gestire la squadra, però non avevo mai visto Matteo Bonicioli sedersi in panchina e lasciare guidare il suo assistant coach. Per il resto la Fortitudo è riuscita anche a rientrare con i 4 punti di Ruzier nell'ultimo quarto, la tripla di Andini, e è addirittura arrivata a -4, però poi
meno 4 è uscita fuori tutta la stanchezza che aveva accumulato per rientrare, alcune gestioni di possessi, vedi palle perse oppure anche gli attacchi confusi che sono un po' l'immagine di tutta la partita della Fortitudo, non gli hanno permesso di rientrare in partita, e che Niesbruck di fatto ha messo il punto esclamativo sulla prestazione da MVP da 7 su 16 da 3. Davvero una con 4 triple nel solo primo quarto ha trascinato la sua squadra, e la Fortitudo adesso deve ripartire e cancellare, o quantomeno ripartire da quella rimonta e cancellare l'approccio alla gara, che davvero è stato qualcosa di un non approccio, ecco, diciamo così, sì, troppo soft dal punto di vista mentale. Meno male che Boncioli aveva detto dobbiamo essere mentalmente pronti. Credo che non l'abbia presa benissimo, no, questa prova. Ma l'immagine emblematica è nel primo quarto, come dice Stella, avvio shock della Fortitudo, 14-4 dopo 3 minuti mi pare. Bonicioli che si gira verso la panchina e dopo una serie di cambi dice io non so più cosa fare dal labiale. Dopo appunto 3 minuti e mezzo dall'inizio della partita, e, insomma, fotografa direi abbastanza bene la prestazione della Fortitudo di oggi pomeriggio. E... sì, purtroppo. Sì, sì, dimmi pure, scusa Andrea. Sì, stavo dicendo prima, il fatto che Bonicioli sia seduto in panchina non l'aveva mai visto, vado a memoria, ma non mi ricordo di una situazione analoga. È un po' il fatto che fotografa l'immagine del pomeriggio bianco-blu, nel senso che nel momento in cui ieri un allenatore dice dobbiamo essere tutti mentalmente pronti via, 14-4 o comunque 10 punti di differenza, con quell'approccio alla gara lì, è logico che l'allenatore non la prenda benissimo, diciamo così, soprattutto in virtù delle parole che aveva detto non un mese fa, ma ieri in conferenza stampa in vista della partita di oggi, e soprattutto perché la Fortitudo non aveva questo approccio alla gara da un mese e mezzo, ovvero da quando la squadra era al completo. Oggi la squadra era al completo, nonostante Leonardo Canni non fosse al meglio e Ruzzi giocasse ancora con la maschera, ma comunque oggi la squadra è al completo, e questo approccio qui non l'abbiamo visto neanche a Chieti, quando di fatto in rotazione c'erano pochi giocatori e la rotazione era ridotta, anzi a Chieti addirittura la Fortitudo è riuscita a vincere e aveva giocato tutt'altra gara. Sì, assolutamente. E io, Andrea, ti lasciamo ai tuoi, diciamo, compiti redazionali per tutto quello che riguarda Fortitudo e Bologna, e niente, ti leggiamo come sempre sul sito di Mille Cuore Rosso Blu, che come ha detto prima Andrea Nervuti, andate a dargli un'occhiata perché il nuovo sito è veramente veramente uno spettacolo. Lo ribadiamo. Esatto. Quindi grazie Andrea e ci sentiamo alla prossima e buona serata. Grazie a voi, buona ciao, serata. Buoni. Ciao. Ciao, grazie. E bene, siamo arrivati di nuovo alla pubblicità, e che quindi pubblicità sia. C'è un nuovo stile per la tua casa, lo stile di Ecodado by Cercolor. Produzione e vendita diretta di pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, in pronta consegna e a strepitosi prezzi di fabbrica. Inoltre trovi le migliori marche del settore, le nostre produzioni Dado Ceramica, Trial, Antica Ceramica Rubiera e un vasto reparto outlet con ceramiche, parquet sanitari e arredo bagno. Ecodado by Cercolor, a Castelmaggiore Bologna, via Magistrini 1-1, a San Matteo della Decima, Bologna, via Sicilia 19, a Vigarano Pieve, Ferrara, via del Lavoro 16, cercolorbologna.it. Donda, te che hai delle bazze, per una festa con amici cerco un posto nel verde dove fare anche una grigliatona, metter musica, polleggiato come al fiume, ma più chic, ma non un villone, insomma come essere a casa mia ma col giardino. Non so se pugnetta, comunque ce l'ho, bed and breakfast Casa Morandi, dietro la fiera c'è anche il parcheggio. Ma siamo in 30. Hai voglia. No, forse 50. Venite, venite. E se diventiamo 100? Ci state. Dai, anche 150. Ci state un po' più stretti, bed and breakfast Casa Morandi, www.casamorandi.com. I tuoi problemi di casa trovano risposta con Soluzione Casa. Soluzione Casa, la soluzione a tutti i tuoi problemi di serramenti in PVC o alluminio. Tende da sole, inferriate, sostituzione serrature, zanzariere, chiusure in genere e lavori da fabbro. Soluzione Casa, esperienza e professionalità assodate nel tempo. Chiamaci allo 051 82 59 98 o 335 65 76 831. Claudia, che bel sorriso che hai! Ma cosa hai fatto? Sono andata in Croazia nella clinica odontoiatrica Kalmar. Sono dei veri professionisti. Pensa, il viaggio e la panoramica tridimensionale sono gratis e il preventivo senza impegno. Fino in Croazia!
sono solo 68 km da Trieste e il viaggio andata e ritorno in giornata è in comodi pullman della clinica con partenze da tutta l'Emilia-Romagna. Si risparmia fino al 60% rispetto all'Italia e la ricevuta che ti rilasciano si può detrarre fino al 19%. Utilizzano materiali analergici provenienti da Svizzera e Germania, garantiti 10 anni. E per diminuire il dolore post-intervento, eseguono trattamenti con laser terapia. Clinica Odontoiatrica Kalmar, dal 1950. Dentisti per passione. Chiama subito per un preventivo il 345 13 02 185. 345 13 02 185. Dall'8 dicembre arriva il Natale a Persiceto. Un Natale ricco di spettacoli ed emozioni. Il villaggio di Natale con le tipiche casette in legno in Piazza del Popolo e Corso Italia. Musica e un bellissimo presepe vivente. Tutti i weekend spettacoli musicali itineranti, intrattenimento di strada e per i più piccoli un bellissimo kindergarten in cui divertirsi con laboratori e attività natalizie. Non mancate! Tutte le info su www.proloco-persiceto.org. Il ciclo degli undici di Alberto Boni. Un thriller dalla trama coinvolgente. Mark, chirurgo e insegnante, viene contattato da un avvocato che gli affida un compito importante per la storia della Chiesa: attribuire un volto a un santo vissuto più di 1000 anni prima, partendo da alcune radiografie fatte alle spoglie. Misteri, profezie, indagini, viaggi, analisi, emozioni. Un'affascinante avventura che ci condurrà nelle più antiche e suggestive abbazie d'Europa. Un viaggio dalle tinte mistiche e torbide allo stesso tempo. Il ciclo degli undici. Senso Inverso Edizioni. Ebook e in libreria. Punto Radio. Punto Radio, la radio del futuro. State ascoltando Al ritmo del gol. Eccoci, scusami. Robby, t'ho rubato, prego. Ti chiedo scusa. Vai pure. Direi che ci stiamo lentamente avviando verso la conclusione di questa bellissima trasmissione radiofonica. Ultimo ma non ultimo punto, direi di proiettarci un attimo verso domenica prossima. Penultimo, perché poi torneremo all'Unipol Arena. Però esatto. Iniziamo a proiettarci domenica prossima. E l'ultima partita di questo 2016 per il Bologna, che lo vedrà impegnato all'Adriatico contro un Pescara che sicuramente si è leggermente rinvigorito dopo la vittoria di ieri contro il Crotone. È una squadra che analizzata nei singoli non è ha qualche punto di forza che non è male. E Oddo l'ha impostata sin dall'anno scorso su un 4-3-2-1. Sì. Scusa un secondo, ma ha vinto il Crotone ieri sera. Benissimo. Vi chiedo. Infatti, dicevo, pure un rigore del Pescara sbagliato. Ma è vero, è vero. Per l'intervento, ma avevo giocato a vittoria del Pescara. Quindi ci sto ancora credendo. In realtà, quindi chiedo scusa a tutti gli ascoltatori. Ma se la giocano, magari vince. Sì, no, esatto, magari vince Pescara. No, è una squadra che nell'ultimo mese non gioca con una punta fissa perché sostanzialmente non ce l'ha. Perché visti gli infortuni dei giocatori del reparto attacco, l'unico 9 rimasto è Manai, quindi si affida spesso a Caprari come punta. Pepe ieri si è fatto male, quindi non sarà della partita, il che non è un grosso vantaggio, perché penso che Pepe sia un giocatore finito da 2-3 anni, nonostante l'anno scorso ci castigò dall'Ara con il Chievo. Mancherà anche Aquilani, che è stato espulso, quindi doveva essere una partita. Intanto mi dicono di posare il fiasco e posso anche capirli, perché sembra abbastanza alticcio. E no, è una partita che dovrebbe essere abbastanza alla portata, perché ha parecchi limiti il Pescara. Gli unici grossi problemi sono rappresentati da... Cioè, gli unici giocatori davvero che potrebbero meritarsi la conferma in Serie A l'anno prossimo sono Zampano, che è il terzino destro, che mi piace molto molto molto. E a centrocampo c'è una penuria di giocatori che è incredibile. Davanti, Verre e Caprari sono quelli che possono. Sono quelli che in teoria dovrebbero creare le maggiori occasioni da gol. Bisogna Benali. Che il Bologna non sia questo, però. Esatto. Cioè, per loro potrebbe essere. Mi andrebbe già abbastanza bene se fosse quello del secondo tempo, che comunque era consapevole delle proprie qualità ed è riuscito a togliere il freno a mano, come diceva il nostro Max Sampaolesi prima. Però il grosso problema è sì, arriviamo davanti alla porta. Va buttata dentro. Più che altro perché loro saranno all'ultimissima spiaggia a sto punto. E, sì, e se fai ragionamento inverso, cioè dalle parti di Pescara staranno dicendo: se non riesci a battere in casa questo Bologna, che
sono mesi che stenta, non vince contro l'Empoli, perde a Udine, vuol dire che sei destinato a retrocedere, che cosa che peraltro credo che sia scontata. Perché siano queste tre qua, le tre squadre che occupano gli ultimi posti in classifica sono quelle, sì, che il livello è talmente basso che... però sai, non si sa mai, potrebbero avere anche un sussulto d'orgoglio finale e quindi... tutto dipende dal, penso, dal mercato di gennaio, ecco, perché l'unica squadra che potrebbe essere capace di mettere qualche soldino è il Palermo, che nonostante tutto e potrebbe non arrivare a fine stagione perché gli mancano 15 milioni, quindi Zamparini probabilmente sta finalmente pensando di cedere per evitare un fallimento che sembra quasi inevitabile adesso. Vi interrompo, magari riprendiamo il discorso dopo, perché siamo di nuovo all'Unipol Arena con Stefano Ramini. Buonasera Stefano. Buonasera a voi. Come stiamo andando? Allora, 7:39 dalla fine del secondo quarto, Virtus a più 16, 26 a 13. Direi, meglio di così, direi finalmente una bella notizia in questo pomeriggio, perché insomma finora era stato abbastanza varo di... Sì, finora la Virtus ha sfornato un'ottima prestazione, soprattutto direi di squadra, sono entrati praticamente tutti gli effettivi della panchina e grande energia anche dei giovani. Come detto nel primo collegamento, Auxilio ha partito nuovamente in quintetto e ha dato subito una grande mano ai compagni, segnando due punti importanti per un primo parziale di 7-0 che poi è stato aumentato ancora di più sulla tripla di Spissu. Dopo 6 minuti Forlino aveva ancora provato a vedere il canestro e si era sul 12-0. Adesso ve lo dico, è stato solo Rotondo dopo 6 minuti a trovare i primi due punti per gli ospiti, che adesso stanno provando a mettere in difficoltà la Virtus schierando una zona 2-3 allungata. Però Bologna continua a proseguire nella propria marcia, cercando di ribattere colpo su colpo e trovando, vediamo ora in questo momento, un altro canestro di Auxilio in penetrazione nel cuore dell'area avversaria. Sì, insomma, un ottimo inizio. MVP finora per la Virtus? Guarda, secondo me un MVP vero e proprio non c'è, perché tutti stanno facendo il lavoro che chiede Ramazzi. In questo momento sono in società, Fappena e Spiola lottano entrambi sulla palla, buttandosi letteralmente sul numero 7 che è Paulin, e recuperando la palla. Quindi lo spirito di lotta, di aggressività, di dinamismo che chiede sempre con Travagli fin qui è stato messo in campo da tutti gli effettivi. Direi sicuramente Rosselli finora è migliore per gestione, non tanto per quel punto di fatto, anche perché è ancora un po' da zero in questo momento, ma sta gestendo sia se stesso sia i giovani a stare in campo, cercando di aiutarli ad assumere le posizioni migliori per attaccare la zona che in questo momento, ripetiamo, sta cercando di portarla via. Molto bene, e direi che a questo punto possiamo lasciarti alla partita, finire di vedere la partita e aspettiamo di leggere il tuo resoconto su Mille Cuori Rossoblu questa sera. Esatto, fine della partita, se uscirà il pezzo sul nostro sito, ricordiamo Mille Cuori Rossoblu. Assolutamente, grazie Stefano e buona serata e buona partita. Grazie e buona serata a voi. Ciao Stefano. Era Stefano Ramini in diretta dall'Unipol Arena. Mi fai dei gestacci, Jack? No, per quale motivo? No, non mi fai dei gestacci? No. Ok, perfetto. E me li fa Livo invece? Sì, perché okay. Vorrei farvi una domanda secca. Ah. Una domanda secca. Tra le ultime quattro, quindi Empoli, Crotone, Pescara e Palermo, chi è che ha una possibilità, chi è che ha la possibilità di rimanere anche il prossimo anno in Serie A tra queste quattro? Parto io, Empoli. Io sottoscrivo. Concordo. Quindi perché concordo. C'è chi ha passato un sabato sera a vedere Crotone pescare e vi assicuro che non avevi veramente nient'altro di meglio da fare. E vi assicuro che è stata davvero una... Ti sta un po' vergognando. Anche secondo me. Perché l'aveva giocata. Sono di una pochezza imbarazzante. L'unica forza del Crotone è di avere forza, poi di aver Falcinelli ogni tanto la butta dentro. Se non litiga con Trotta per battere i rigori, ecco. Sì. Il Pescara poi gli danno i rigori, li riesce a sbagliarne 3 su 3, quindi capisci che no, poi Pescara sarebbe a 5 punti in realtà, grazie, sì, esatto. È 8 per quel furto a mano armata con la complicità del Sassuolo che decise di schierare Ragusa facendo perdere la partita 3-0 ai neroverdi. E credo che quello che stiamo dicendo in questo momento fotografi la pochezza del campionato italiano quest'anno, perché noi stiamo dicendo che secondo noi l'Empoli è quella più attrezzata per salvarsi, soprattutto e se l'Empoli è quello visto oggi pomeriggio vuol dire che le altre tre soprattutto sono pochezza imbarazzante, soprattutto nelle zone basse, perché sì.
sopra si confermano, cioè dovrebbero confermarsi squadre che potrebbero anche andare abbastanza avanti in Champions. Ma non lo so. Una sì, l'altra io non dipende ci credo. Come gli va. Io non ci credo. Tutto dipende dai sorteggi, sì, di domani. A proposito di Champions, mi viene in mente una cosa. Avete letto che dal 2018 avremo quattro squadre. Quindi quest'anno sabbatico, dall'anno prossimo. No, infatti, Bologna sta assolutamente preservando energie per entrare in Champions nel 2018. Ma lo davamo per scontato? No, però lo diciamo agli ascoltatori. Ecco che. Assolutamente, e direi che possiamo chiudere. Prima di chiudere proviamo a dare una formazione per domenica prossima col assolutamente Pescara. Allora, posto che Mirante in porta, io a sto punto dopo la partita di oggi faccio giocare Kraft a destra e Torosidis a sinistra, vista la probabile assenza di Masina. I centrali non si toccano, quindi Gastadelle oggi mi è sembrato particolarmente attento e quindi speriamo di aver recuperato il buon difensore che l'anno scorso ci ha accompagnato alla salvezza. Direi che questo è anche il centrocampo che deve giocare sempre, a meno di squalifiche o altro, perché riesce a connubiare una buona visione di gioco con una buona bravura a livello difensivo, e davanti io spero di non rivedere più Mounier, quindi destro Krejci e Di Francesco. Direi che sottoscrivo. L'unica cosa potrebbe essere un centrocampo un po', come dicevamo prima, leggerino, cioè magari Don Sa a sto punto si potrebbe anche ripescare per una partita che sicuramente tenteranno di mettere sull'agonismo, perché nonostante non abbia diciamo grossi bussatori, non ne sarei così sicuro, perché Oddo l'unica cosa che predica finora è il bel calcio. Si vedono i risultati. È quello che dice Oddo, infatti. Capito, però per loro sarà un'ultima spiaggia, sarà meglio che ci mettano anche dell'agonismo. Poi me, cioè, possiamo anche giocare con questi, per l'amor di Dio. L'unico forse Taider che potrebbe. Io lo lascerei riposare un attimo, anche perché sarà al 99% impiegato in Coppa d'Africa. Quindi spero che non parta invece Don Sa per la Coppa d'Africa. Ma non ho giocato una partita quest'anno. Sia mai che, perché spero che con l'assenza di Tader riesca a ritagliarsi quello spazio che gli è mancato. La scorsa volta mi sa che non è stato neanche chiamato dalla sua selezione. Quindi speriamo che continui così per noi. Esatto. Livo? Io concordo pienamente su quello che dicono loro, non aggiungo altro, perché Angelo è tutto loro. Di Francesco assolutamente al posto di Mounier, magari riesce a saltare l'uomo in maniera diversa. E o anche solo saltarlo. Anche solo saltarlo, ecco, perché oggi Mounier, ripeto, non è che vi ha fatto tanto oltre al colpo di tacco, ma non mi dilungo troppo. Robby, cosa ne pensi te? Chiudo io, quella che avete detto sì, è la formazione più o meno titolare. Alternative non ce ne sono, direi. Io se sta bene faccio giocare Masina, non Torosidis a sinistra, Kraft a destra assolutamente. Il centrocampo è questo, ma io continuo a battermi per Don Sa. A mezze maili oggi non è piaciuto, sinceramente, e non so se è stato per le voci e non voglio neanche pensarci. Non ha senso parlarne, forse. Esatto, però non mi è piaciuto e, come diceva Nervo, io Don Sa una partita prima o poi gliela farei fare. Anche perché, Robby, scusi un secondo, parlavi prima di un investimento di Francesco, ma Don Sa è costato 6 e qualcosa. Don Sa è 7 milioni. È strappato anche dal Napoli. Esatto. Ma infatti, se ci fai caso, come tu ti batti dalla scorsa estate per il 4-4-2, io insieme a te mi battevo per Don Sa. Quindi faremo un 4-4-2 con Don Sa in porta, però. Esatto. Però lo facciamo giocare. E davanti, sì, Mounier in panchina, Di Francesco deve giocare. Bene, direi che abbiamo detto tutto, i tempi sono maturi. Iniziamo con i saluti. Ringraziamo e salutiamo Andrea Nervuti. Ciao a tutti, buona domenica sera. Giacomo Guizzardi. Ciao a tutti, grazie e buona serata. E Francesco Livorti, qua di fianco a me. Io ho l'ultima chicca da leggere. Il comitato esecutivo dell'UEFA ha deciso che l'Italia e la Repubblica di San Marino saranno le sedi dell'edizione 2019 degli europei Under 21 maschili. Tra le sedi ci sarà anche il Dallara di Bologna, che ospiterà le gare di campionato europeo, oltre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Dino Manuzzi di Cesena e il Dacia Arena di Udine e San Marino Stadium di Serravalle. Il Dallara subirà una ristrutturazione proprio a fine stagione per portarlo a norma. Ecco, io invece credevo dovessi parlare della Champions, mi aspettavo quattro squadre di San Marino in Champions. Dal 2018, invece no, non mi hai dato questa... Non ci sono quattro squadre a San Marino, credo. Penso di no, purtroppo. Direi che, come hai detto tu, i tempi sono maturi. Ringraziamo Roberto Rossi alla regia.
grazie a voi invece che mi avete accompagnato in questa puntata. Ringraziamo tutti gli ascoltatori, li invitiamo a rimanere collegati con Al Ritmo del Gol, che torna domenica prossima dopo la partita col Pescara, ma soprattutto a mettere mi piace, a seguire tutti i social collegati a www.millecuorerossoblu.it. Risottolineiamo ancora che il nuovo sito è bellissimo, veramente eccezionale, come diceva il buon Piccinini. Esattamente. E basta, direi che siamo arrivati alla fine. E buona serata a tutti e a risentirci presto sulle frequenze 105 di Punto Radio. Ciao! Avete ascoltato Al Ritmo del Gol, trasmissione sportiva a cura della redazione di www.millecuorirossoblu.it.